Buongiorno Ninja da Tavola e benvenuti in un nuovo video ed ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Giovedì 20 maggio, le 9 del mattino. Oggi sono ospite nell'attico dei Giangfuli a Locarno. Locarno, per l'ennesima volta, Locarno. Non imparerò mai. E non è l'attico nostro, l'abbiamo solo preso a scrocco. Come al vostro solito, insomma. Ma cosa faremo oggi, signori miei? Oggi ti porteremo in giro per il Ticino, essendo noi un po' i re del Ticino, e fare una challenge itinerante. Ti porteremo a mangiare in un po' di posti che secondo noi vale la pena provare. Mi avete comunque rassicurato su una cosa, tra virgolette rassicurato, che questa zona turistica è molto costosa. Quindi cosa faremo? Ad ogni tappa lasceremo il prezzo di quello che mangeremo, cercando di scroccare il più possibile però, no? Ma chi paga oggi? Tu, il del tuo, scusa. Sì, che devo pagare io, per te. Prima tappa, dove ci troviamo? Siamo qui per farti fare colazione, il pasto più importante della giornata. Siamo alla panetteria Munger, pasticceria storica nel centro di Lugano, aperta addirittura nel 1923. Domandina, avete fame? Io un botto. Un botto, non ho mangiato ancora niente, sono a digiuno appunto per supportarti in questa titanica impresa che ti vede impegnato quest'oggi. Sono le 10.50 e finalmente iniziamo questo vlog cheat day. Ma cosa cominciamo? Cosa abbiamo qui di fronte a noi? Tutte cose molto tipiche della Svizzera, per esempio la torta al formaggio, le gambe delle donne che suppongo ti dovrebbe piacere molto, pretzel al burro, ripieno del burro, degli amaretti tipici della Svizzera, e poi qua a persiana, viene chiamata così per la forma delle mele che fanno una sorta di persiana. Il tutto contornato da un cappuccino takeaway. Seduti in un Burger King. Partiamo con le gambe delle donne. OMG! Amazing! Dolce salato! Ripiene di mandorle e nocciole. Sembra di mangiare pane e Nutella. Fenomenale! Buono? Mamma mia! Costoso, però è gradevole, capito? In realtà ha speso tipo 20 euro dei caffè e cappuccini. È vero. Ma noi possiamo assaggiare l'amaretto? Dobbiamo aspettare che la assaggi anche tu. Ma mangiate anche voi oggi? Una sciocchezzuola, sì, dai. Facciamo un cheers. Ah, sì, porto, cheers, mamma. Ciao. Cheers. Niente male. Croccante fuori e morbido dentro. Come le gambe delle donne. Tra l'altro questo solo è il burro del pretzel, si sta a squagliare tutto. Allora vado subito sul pretzel. Beh, lo apro qui con un bel focus. Guardate che spettacolo. Questo leggerino proprio, sì, eh? Sì, sì. Che burro! In tutto ciò è una sofferenza guardare Thomas mangiare mentre noi non abbiamo ancora mangiato nulla stamattina per tenerci liberi per il dopo, visto che ti porteremo in dei posti veramente niente male. Guardate, io sembro tipo un barbone che guarda... Vuoi un pezzo di prezzo, lo chiedo? No! Tutto mio! Ci tua! Questo mi ispirava un botto. Con cosa vuoi continuare? Con la persiana o con la caciotta? Con le torte al formaggio, perché è da questa notte che me la sogno. Me ne avete parlato così tanto? Tra l'altro, dopo le gambe delle donne, ti prendi un pezzo di torta a forma triangolare. Coincidenze? Oppure è tutto mirato? Che sa del formaggio, poi. Maledetti, vabbè, cheers. OMG! Amazing! Dio mio, è fenomenale! Questa è buona davvero. Questa è buona, buona vera. Oh, c'è un uccellino, non so se si vede. Però sono amiche. Oh, gambe delle donne, uccelli, cos'è qua? È incredibile quando fai video tu, tutte le coincidenze del mondo arrivano lì per fare cose cringe, esatto. Sempre battute a sfondo sessuale. Tu non lo fai neanche apposta, ti trovi proprio in mezzo agli eventi. Parafrasando qualcuno, il cringe è forte in questo uomo. Questo ti fa fissare quello che si mangia, sì, tra l'altro. Sì, vorrei leccare quella barba per fatto a fare. Quelle mollichine che stanno lì sono appetitosine. Però col cappuccino non si sposa. Cappuccino economico, 4,20 euro di cappuccino. Cara la vita qui, perché i guadagni sono molto più alti e giustamente tutto è proporzionato. Grazie. Ah, canta. Ma la posso leccare? Ultimo pezzetto. Incredibile, ci abbiamo messo molto più tempo a trovare il posto dove fare sto video che a vedere te mangiare. Direi di chiudere la colazione con la persiana. È cascata pure la mela, recuperata. Un tavolo che sarà sicuramente pulitissimo. Pulitissimo. Solo la fauna di Lugano ci ha passeggiato sopra prima, però. Molto buono comunque, ma inzuppata. Ancora meglio. Come sa Francesco che parla agli uccelli? Vedo che sei amico degli uccelli, eh? Parafrasando una grandissima poetessa, uccelli venite, ti ricordi? La cosa più buona di questa colazione qual è stata? La cosa più buona secondo me è stata la torta al formaggio. Da provare, se venite qui a Lugano, fatelo.
quella sono andata. 12 seconds later. Seconda tappa di questa challenge itinerante nella città di Lugano. Abbiamo portato Thomas a mangiare la cioccolata svizzera da Lederach. Un'istituzione, una delle migliori cioccolaterie svizzere. Ci tenevamo a farti assaggiare la nostra cioccolata. Sono le 11:17 minuti e andiamo di cioccolato. Allora, questo è cioccolato svizzero bianco, pezzetti di fragola e soffice quark leggero. E guardate che figata, c'è il marchio sul retro. Taste test. Oh mio Dio, sei buono. Ma pensi che ti portiamo nei posti così? Ti portiamo nel meglio del meglio. Dopo che si mangia la cioccolata a pezzoni così, c'ha il passaporto svizzero pronto dall'ambasciata. Questa mi ispira un sacco. Questa è con la frutta candita, se non sbaglio. Mandorle, pistacchi e arance candite. Ed eccola qua, taste test. No, prendo una cavolina. No, non lo farai mi... Meno male che Lugano è pulita. Il cibo non va sprecato, eh. Qual era più buona? Quella normale nella busta o quella da per terra? No, ma c'è da dire, quando è venuto questo, si è spaccato una mattonella. Prossima! Caramello e fiori di sale. Son fiori di sale, son fiori di mare. Sembra quasi il cioccolato del Kinder. Perché si sa che l'ovetto Kinder è caratteristico con i fiori di sale al suo interno. Questa la tengo io, ti ricordo, per questa fantastica giornata. Ultimo pezzettino. Cioccolato bianco, pezzetti di limone e delicato yogurt. Perché a me piace limonare. Perché pensavo fosse delicato come uno yogurt. So refreshing, ma è veramente rinfrescante. Mamma mia, vorrei farvela assaggiare, ma... Io comunque non riesco a togliermi dalla mente l'immagine di Thomas che raccoglie la cioccolata per terra e se la mangia. Verrà erta una statua, esatto. Qua di un uomo che raccoglie un pezzo di cioccolato svizzero. Per amore verso la patria, capito? 1:37 later. L'ora di pranzo! Dove siamo? Siamo da Black Tap a mani basse, il miglior hamburger di Lugano, Ticino e non solo. Se la batte un po' ovunque perché è un'hamburgeria nata a New York che poi si è espansa nel mondo e propone degli hamburger appunto in stile newyorkesi veramente veramente eccezionali, senza dimenticare una chicca che a te piacerà visto che sei team dolce, ovvero i loro crazy shake. Quindi per pranzo hamburger e milkshake, mi piace. Sono le ore 11:58. Cosa abbiamo qui di fronte a noi? Tanta roba, se mi permettete. Cioè guardate che milkshake, questo è un crazy milkshake perché è proprio pazzo. Non potevamo, come dicevamo prima, non portarti da Black Tap, famosa anche per i loro crazy shakes che si stanno già smontando. Quindi per sbrigarci riassumiamo quello che ti abbiamo preso, un bel milkshake all'orio e poi uno dei loro cavalli di battaglia, ovvero l'old fashion, un burger con doppio patty di manzo, circa 280 grammi, con funghi, cipolle e formaggio. E patate dolci ho visto. Mentre te, Oki? Io ho preso un classico all American, lattuga, pomodoro, salsa speciale, eccetera, eccetera. E io invece ho preso un Mexican, che anche se non mi piace il piccante, questo è veramente buono. Facciamo magari un bel focus tutti insieme qui. Guardate che spettacolo. Siete un po' videosi di mangiare a tavola, scommetto di sì. Yes. No, veramente è squisito. Favoloso. Senti poi questo pane morbidissimo. Questo è il Martin's Potato Roll, uno dei pan più buoni che puoi mangiare con un hamburger. Io ci farei una challenge qui. Quanti panini hanno in totale? 4. Ti dici, ce la fai a mangiare 4 hamburger di questi? Per colazione? Questa maionese al tartufo. Questa è la salsa giusta. Guarda, ti copio, va. Le patatine del milkshake sono un must. Facciamo cambio? Che noi condividiamo. Te ti mangi tutto. Sembra di no, ninja, è tutto mio. Però almeno a pranzo mi state dietro, dai. Io sono venuto solo per questo, sennò mica venivo. Cioè, guardate che spettacolo. È assurdo, è indescrivibile l'esplosione di sapore che ti lascia in bocca. Poi la carne svizzera c'è una qualità tipo super alta. Religioso silenzio. Veramente? Io non voglio sbilanciarmi, ma questo è stato il panino più buono che abbia mai mangiato. Ci tenevamo a portarti qua perché l'abbiamo provato in un nostro video che trovate sul canale, se volete andare a dare un'occhiata per sapere qualcosa in più su Black Tap. E ovviamente se vi interessa anche saperne di più di Junkfully, iscrivetevi al canale. Visto che ci siete, siete tantissime persone a guardare sto canale, venite sul nostro che è molto meglio, se permettete. Confermi, no? Beh, noi a raccogliere la roba da per terra e mangiarla ancora non ci siamo arrivati. Beh, adesso voglio farvi un bel focus con questo crazy shake. Favoloso questo. Che poi come guarnizione c'è un gelato intero di Oreo, proprio così. Beh. Voglio morire qui, ragazzi, voglio morire qui. Ora però voglio assaggiare le patate così, per capire la consistenza. Ma la maionese al tartufo è buonissima. Adesso provo.
Questa è una salsa speciale, una sorta di salsa rosa con un po' di aggiustatine che la rende ancora più buona. E l'ultima? Quella è la buttermilk sauce, una crema al latticello. Ma hanno usato il latte di disabilità? Lo scopriremo tra un po' a Lugano, se cambierà aria. Che spettacolo, io me ne mangerei tipo un altro. Potete assaggiare le mie, io assaggio le vostre. Certo che sì. Le patate dolci spaccano e, come ti ho detto, danno il loro meglio quando le mangi insieme a quelle normali. È vero, però se me lo concedete a me pure qua siamo circondati da uccelli, poveretti. Col fatto che sono i cinesi, non seguono YouTube Italia, non sanno che Thomas se li potrebbe mangiare. Non ho capito, sono tutti cinesi? No, tutti cinesi. Avevo capito che erano tutti cinesi che arrivano dalla Cina, hanno immigrato fino a qua. Questi stranieri vengono a rubarci le nostre prelibatezze, oltre che il lavoro. Un milkshake, che dici? Sei disposto a dividerlo con noi? Una ciucciata piccola, Che buono. Tanta roba, Che spettacolo. Ma ste patate, ma cosa sono fatte? Questa è la patata dolce, viene fritta allo stesso modo, ma rimane più croccante fuori, lo senti? Sai, forse in una gara di velocità batterei Thomas. Io non mangio tanto, ma sono super veloce. Dì quanto sono veloce. È vero, ragazzi, se volete una sfida fra Okiro e Thomas a chi mangia più veloce, lasciatelo scritto qui nei commenti. Cose piccole però, quantità no, normali. Quantità no. Comunque questo, semplice gelato l'oreo. Come guarnizione. Tanto ne fanno un altro con i brownies, una torta intera quasi. Un po' di funghi, cipolla caramellata, patate dolci. La gente normale. Che te guarda malissimo. La signora che dice al figlio non guardare se potresti diventare così da grande. Voi dovete provare il dolce salato, ma guarda che veramente è fantastico. No, sono d'accordo con te. Tanta roba. È un po' un accappatoio per Thomas. Oh. Meglio. Andiamo a livello di fame. C'ho ancora fame, porca miseria. Beh, abbiamo appena iniziato, dai. Siamo solo alla terza tappa e il viaggio è ancora lungo. Chissà dunque quante cose vedremo. La buona reputazione che ci siamo costruiti in Ticino in questi anni, Thomas ce la sta facendo perdere in mezza giornata. Tra l'altro dobbiamo ricordare che dietro la telecamera qui ci sono un sacco di persone che stanno guardando allibite quello che facciamo. Quello che fai. La gente che se ne va. Come fa sui piedi, va via, va a mangiare per strada piuttosto. La patata. E anche questa terza tappa è andata. One hour later. E siamo arrivati alla quarta tappa di questa fantastica challenge per le strade del Ticino. Abbiamo portato Thomas a provare la pizza al taglio romana di staglio. 1:10. E signori miei, tempo per la pizza? C'è sempre tempo per la pizza, mio buon Thomas. Questa è una pizza fantastica e veramente molto molto buona. Infatti staglio è la nostra pizzeria di fiducia qui a Lugano e vogliamo fartela provare perché appunto ci piace un sacco. Beh, devo dire che i colori sono veramente artistici. Sembra quasi un capolavoro, sembrano dei quadri. Ma cosa avete scelto per me? Allora, qui abbiamo quella con le patate, che è la mia. Poi c'è la parmigiana. La parmigiana, tonno, salame bucante, bufala, che margherita mia. E feta con le olive. E poi abbiamo anche una limonata. Vuoi un po' di limonata voi? Io sì. Ci siamo. Limoniamo, tra virgolette limoniamo. Io vi voglio bene, ma non così tanto da limonare. Io mi prendo la bufala, se non la vuoi tu. E allora io vado con la parmigiana. Facciamo un bel focus, cosa dite? Sì. Cheers. Crunchy, non so se si sente perché c'è il rumore delle macchine. L'impasto super friabile, mi piace. Ma una cosa veramente buona è il sugo di pomodoro, veramente. Che miseria! Coincidenza è la tuta rossa, quindi non si noterà tantissimo. Tu abbiamo le fazzolette ancora? O le usate già tutti, Thomas? Grazie. Calcola, mi sono pulito col tovagliolo di Thomas, sono più sporco di prima. Con cosa vuoi continuare? Io andrei di tonno. Carciofi e olive snocciolate con un po' di prezzemolino... Gargantuesco. Gargantuesco, se vuoi. Stavo per dire riccio, che è quello più decorativo. Buono il tonno, ma sembra quasi una specie di patè. Faccio un bel focus per far capire anche agli amici da casa. Sperando che il focus ci sia e che non prenda il volto di doppia D. Non sono bello, ma piaccio. Mangiare con Thomas è una costante sporcatura di pavimenti dall'inizio alla fine. Me sarei preso un altro pezzo, sì. Perché poi quando vengo da staglio... Uno ne abusa, perché è veramente molto molto buona. Che poi penso che gli amici da casa abbiano capito che stiamo portando Thomas nei posti che conosciamo e che amiamo. Perché insomma, gli ospiti importanti come il buon Thomas bisogna trattarli con i guanti. Importante a livello d'amicizia, non è che tu sia importante, sei sempre uno youtuber, eh? Ricordiamo che lo youtuber non è un lavoro. Non lo è, tu sei un privilegiato e devi sentirti in colpa costantemente con chiunque faccia qualsiasi altro lavoro. Ma da staglio, ne usano di olio. Il giusto, il giusto. No?
Non l'hanno capita. Ah, staglio e olio. Olio e staglio, vabbè, andiamo con il piccante. Questa era sottile, però. Non era da Thomas. Me l'aspettavo. Non è così tanto sottile, è bella spessa. Livello di cabaret non indifferente. Quello colorato, se non erro, giusto? Quello. Quello. Com'è sta pizza? Molto buona. Qui davvero c'è tanto olio, vai, roba. Quello è il salame che suda. Certo, il grassetto del salame. Fai vedere il sotto, perché guarda che bella rosticina bruciacchiata, il punto giusto. Faccio rivedere. Senti che venticello, però. Lo sentiranno anche gli amici da casa sul microfono. Ma è perché non hai preso ancora la pillola per lattosio? C'avevo una paura che mollava tipo qualcosa, io sto tipo qua dietro. Feta e olive con le nocciole. Col nocciolo dentro, no? Olive che nocciole. Questo è il secondo posto. E poi sai cosa c'ha sopra che non si nota? Il pomodoro. A fettone. Ci sono tante persone che vanno in giro a parlare di food, ma di food ignoranti. Non so se è un'offesa verso di noi. Non ho capito, io quando non capisco annuisco. La nostra amicizia è basata su quello. Su annuire. Su annuire. Intanto andiamo con la margherita. Ordinare la pizza margherita in una pizzeria è sempre una mossa saggia, perché puoi gustare la pizza piena del suo sapore. Di questa margherita cosa ne pensi? Davvero ottima. Io devo trasferirmi qua. Ma non credo che ti voglia. No, ne dubito. Probabilmente ti bandiranno per sempre. Se devi far vedere questa mano cortesemente in camera, per vedere quanto è lercia. Comunque, a parte gli scherzi, si mangia bene, perché comunque c'è un po' di integrazione culturale a livello di cibo, quindi ci sono tante piccole cose non da sottovalutare qui in Ticino, in realtà. Comunque fino ad ora la cosa che mi ha più sorpreso è la torta al formaggio. Eri ancora pulito quando l'hai mangiata. Ultimo pezzettino. Fai sentire le crunchy, no? Quarta tappa andata. Adesso prendiamo il treno, andiamo a Locarno, che ti portiamo a rovinare la reputazione di un altro posto, no? A parte ci sto pensando. Visto che ce lavori pure, magari è meglio evitare. 5 hours later. Quinta tappa, caro Thomas, abbiamo scelto il posto che ci sta più a cuore. Personalmente, visto che ci lavoro, mi raccomando, fai il gentleman. Stiamo parlando, ragazzi, del Bubo di Locarno, il ristorante di sushi più buono del Ticino. E come ha detto Kiro, un posto che ci sta veramente a cuore. Speriamo che non farai lo stesso. Sono le ore 6 di sera. Stamattina mi avete fatto fare 4 tappe nel giro di neanche 2 ore. Poi 4 ore di pausa. Cioè, mi hanno già portato via il vino qua. Ah, l'ha messo in fresca. Stavamo dicendo, mi avete fatto fare 4 ore di pausa. E nel frattempo abbiamo anche stuzzicato qualcosa fuori dalle telecamere, perché è anche un modo per stare in compagnia, visto che siamo comunque amichetti. Quindi abbiamo preso anche una piccola pausa dal lavoro, perché questo è pur sempre un lavoro, che ci crediate o no. Comunque, finalmente si mangia, ma soprattutto finalmente si beve. Un bianco rovere, Merlot del Ticino. A noi, Lirs. E a voi, Lirs. Mannaggia, che buono! Vabbè, caro Kiro, vuoi farmi vedere se hai realmente imparato a lavorare in codesto posto e descrivermi queste prelibatezze? Perché abbiamo 50 sushi, se non sbaglio. 50 pezzi. Qui abbiamo 12 pezzi di sashimi, salmone, amaci, che è la ricciola giapponese, tonno e capesante, 6 nigiri, salmone, amaci, tonno, gambero, anguilla e capasanta, e qua 32 pezzi di maki. Amaci Philadelphia, double salmon, wasabi tempura, mango akito maki. Un po' di soglietta qui. Da giù il boccone. Ritenzione idrica, oggi. Un po' di qua. Quanti pezzi pensate di mangiare voi? Mentre ne parlavamo stamattina, io ti dicevo 3-4. Ma è venuta una fame assurda, quindi. Guarda, io prendo uno di tutto, poi quelli là sono solo tuoi, perché è uno per tipo. Ah, ma ci fido dentro. Cheers. OMG, IMAGING! C'è salmone, avocado, Philadelphia e sopra la ricciola giapponese scottata alla fiamma. Io già me ne stavo a piano altro pezzo. Il mio è terzo. Sono più stronzo io, me lo prendo pure io. Io ho addirittura quel quarto, sì. E andrei con questo, perché c'ha il gambero in tempura, quindi è ancora bello caldo. Ma che spettacolo! Con le perle di wasabi. Gambero fritto, crumble di wasabi, avocado, magnato. Comunque c'è il wasabi, che è maledetto. Però dentro qui ci sta la grande, perché secondo me è sapore smorzato dal fritto del gambero. E dal dolce dell'avocado pure. Ma sapete che stare con voi sta arricchendo il mio bagaglio culturale? Non so se sentite come sto parlando bene. Non è tanto merito nostro quanto merito tuo, che sei tre parole in croce, quindi insomma. E neanche so usare le bacchette. Dovresti quasi parlare di food su YouTube. Comunque anche io devo dire che il wasabi non lo apprezzo per niente, ma qui invece è spettacolare, ragazzi. Andiamo a mangiare due di tutto. Pure io. Io mangio adesso 8 pezzi. Andiamo a andare. Col vino. Buono per il vinello. Mamma mia, sei buono. Assaggia questo, che è spettacolare. Allora. Nigiri con la capasanta. Il nostro preferito. Il mare, lo senti il mare? Questo è il classico col gambero.
ti sto maledicendo perché mi sei proprio aperto lo stomaco con questi tumaki e ne mangerei pure te. Vado col salmone. Avevi già mangiato un sushi non all you can eat? Sì, però questo è veramente di classe. Di classe perché ci siamo noi. Che diamo la classe. Qua ho perso praticamente tutto. Eccola la classe, vedi? Questi qua sono difficili, però faccio così. Vabbè, alla giapponese. Questo è? Tonno. Anguilla. Molto sottovalutata. Questo me l'hai consigliato, infatti voglio rifarmi la bocca. Sono due gusti differenti rispetto alla cappa santa, ma mi piacciono entrambi. Sai che c'è, che a te piace comunque il dolce, quindi l'anguilla, no? Che c'è questo dentore di dolcino, ci sta la grande. Poi c'è la cappa santa che racchiude tutto il gusto del mare. Non è mare. Andiamo col mango akito. Salmone, salsa sweet chili, tartarina di mango. Questo è bello perché è anche super colorato. Porca miseria! Ero partito bene poi. Questo è quasi un dessert. Copyright subito, ho buttato giù il video. Andiamo bene perché ci dobbiamo preparare per la prossima tappa, che sarà una tappa rilassante, diciamo un ambiente informale. Salmone. Lo mangerei a fette così come fosse prosciutto. Sì. Ricciola, giusto, l'abbiamo assaggiata la prima. Bravo, vedi che impari. Potresti quasi lavorare qui. Proporrei il tonno. 1, 2, 3. Mangiatori sincronizzati. Siamo andati alle Olimpiadi di Tokyo. Questa roba cos'è? Rapa giapponese. Non sa di niente. No. Io voglio assaggiare cetriolo. Assaggio la wakame, visto che ci siamo, che questa è un'insalata di alghe molto molto buona. Vado. Quello, no, quello che è? Una guarnizione. Che cos'è? Quella non so se mangiava. No, non mi sembra. Le alghe. Che sono alghe? Senti, queste uova qua in mezzo alle capesante, che sono? Caviale rosso, uova di salmone. Questo penso sia il pezzo più forte. Sì, la capesanta. Mamma. Tanta roba. Una centinaia così, secondo me. Pam, pam, pam. Facciamo la capesante challenge. Come pallotto le vanno giù. Quindi ci rimane il double salmon. Salmone fuori scottato. C'è un bel focus qua, dai. Vado col penultimo. Amici giangfuli, ultimo uramaki. Io ho una domanda però, queste non so calorie buttate. Cheers. Ma che mi dici di questo bubo? Secondo me è il miglior sushi che abbia mai mangiato. Complimenti a Bubo. Pardonmi. Prossima tappa. Moments later. Sesta tappa, abbiamo iniziato con il vino, continuiamo con l'aperitivo e ti abbiamo portato nel locale più cool di Locarno, ovvero lo Sport Café. Sono le 7:10 minuti e iniziamo questo aperitivo. Cosa abbiamo qui? Un tartar burger con tartar, chips di parmigiano. Qua c'è un chili con carne, guacamole, cheese nachos, panna acida e un bullet pork sandwich con del coslo appena fatto. Ma non avete ordinato nulla da bere? Ci starebbe qualcosa da bere? No. Sì, perché io c'ho anche il gargarozzo secco, sinceramente. Arriva. Dicono che arriva dalla regia. Beh, a sto punto tendiamo. 10 seconds later. Eccoci! Negroni sbagliatissimo, c'è un vermouth rosso, Campari e della birra al frumento, Zen Sidecar, liquore all'arancia rossa, cognac martello, zenzero fresco al limone, prosecco, pompelmo rosa, gazzosa al mandarino. Cheers! A noi è lo Sport Caffè. Interessante, io adoro l'americano. Questo bomba. Cocktail molto femminile sta risvegliando il mio lato di donna. E devo dire che mi piace un sacco. Non a caso te l'ha data a te. Io volevo assaggiare sta panna acida che mi ispira un botto. Sembra una nuvola. Beh, iniziamo a mangiare, ragazzi. Un po' di nachos. Sembra panna montata, molto particolare. Che miseria. Che spettacolo. Ti è cascato un nachos nel tuo cocktail. Nachos fatte in casa poi, sì. Senti che roba. Facciamo sto guacamole che... Vuoi fare un focus per caso, Thomas? Sì, sai, gli amici da casa amano i miei focus. Buono, pure con staglietto che si percepisce. Mamma mia, sta panna acida mi fa mezzo impazzire. Io però punterei adesso al chili. Ci serve un altro chilo di nachos. Sì. Questo è piccantino, Vai. Buona, proprio la carne, i fagioli. Mamma mia. Mi sento proprio una Samantha adesso con questo cocktail. La Samantha di Sex nel Locarno. Sai, adesso faccio un po' di tutto. Questo è un capolavoro. Non so se lo faccio. Sbrodolandosi, ma ce l'ha fatta. Sbrodolando verso sud. La panna acida è molto gradevole, molto leggera. Vogliamo assaggiare un hamburgerino? Il pulled pork.
Senti, comunque questa non è affumicata molto decisa. Infatti è quella la cosa che mi ha proprio colpito di più. È difficile trovare dei coslo buoni. E questo? Questo lo è. Buono. Mamma mia. Questo lo è. Qui in Svizzera si mangia veramente bene. C'è una nuova ondata di cibo in Ticino che sta portando una ventata nuova, tanto cibo buono. È vero. Tra l'altro dobbiamo confessarti una cosa. Fino adesso ti abbiamo portato sempre in posti che conosciamo. Questa volta ti abbiamo portato in un posto che non conosciamo così bene. Abbiamo rischiato e sono contento di dirti che anche con questa sesta tappa ci abbiamo preso alla grande. Andiamo con l'ultimo burger. Tartar burger, chips di parmigiano. Bella slippa del tartar, sì. Poi come ti abbiamo detto la carne svizzera è molto molto buona perché è super controllata e sono molto rigorosi nel modo in cui viene allevato poi macellato l'animale. Ci sono tante regole belle specifiche che garantiscono una qualità veramente eccellente che te la senti poi quando le mangi sia hamburger deliziosi. Buono. Tartar col guacamole. E non sono così convinto che l'hai rovinata, Tu vorrei narti di un nachos. Tu che hai bevuto questo cocktail, prova a fare gli occhi dolci al barman e vedi se te porta ad un nachos. È scappato. È licenziato, addirittura ha cambiato vita. Adesso è un monaco in Nepal. Scusi, buon uomo, non è che avrebbe altri due nachos? Tanto per finire il guacamole, il chili con carne. Ultimo pezzettino, mentre aspettiamo le nachos. A few moments later. Oh, eccoci qua, ma Davide, è vuoto. Facciamo la stessa cosa o c'è qualcosa di particolare per chiudere? Dai, ve ne faccio tre diverse. Tanto andiamo di nachos. Bello filante. Non mi odiate, ma no. Niente. E porca miseria, tanto l'ultima tappa, no? Questa è la penultima tappa. L'ultima in teoria. C'è una delle tappe che abbiamo fatto quest'oggi in cui non ti sei sporcato? Prendevo tanta roba. Però strano il fatto che fate aperitivo dopo cena. Qual era la cena? Ma non era cena e sushi. Palesemente merenda. Tipica del Ticino. Con le unghie e con i denti proprio. Se ti interessa, questo è uno zitto di pasta. Vuoi dargli un morso a vedere com'è? Ma anche il cocktail siamo usciti ad aspettare. Siamo finiti tutto. Penso che Davide sia pronto, no? Eccoci, l'ultimo, professionista. Allora, cosa abbiamo, Davide? Campari prosecchino, lime menta, Campari e prosecco. Aperol Sports, Aperol Spritz normale con l'aggiunta di pompelmo rosa e succo d'arancia rossa. E questo qua, liquore al bergamotto, lime e crodino. Grazie Davide, grazie allo Sport Caffè. Cheers. Comunque mi consola questa volta la scelta dei bicchieri del buon Davide, perché a me e a Thomas ha scelto sempre un bicchiere un po' più effeminato, mentre Okiro ha scelto un bicchiere di un Gary Presso della Florida degli anni 60 che dice no, sono uno scapolo incallito e sta lì a sorseggiare il suo cocktail mentre ammira i maschioni sulla spiaggia. Vabbè, siccome so che adesso partiranno un sacco di discorsi che non avranno senso, ci godiamo questo bel cocktail e ci vediamo alla settima tappa dove non so cosa mangeremo e né dove saremo. Several song-filled hours later. Una notte da leoni e probabilmente un mattino da coglioni, ma prima di arrivare al mattino c'è ancora la sera. E quindi ti manca un'ultima tappa, la settima. Che da dove abbiamo cominciato? Sull'attico dei junk food. Ancora, non è l'attico nostro, è il palazzo dove vivo che c'ha sto coso che si affaccia sul Lago Maggiore. Detto ciò, quest'ultima tappa si conclude con una bella carbonara che non c'entra niente col Ticino, però te la faccio io ed è buona vera. Beh, ma prima di andare a mangiare questa famigerata carbonara che non ho mai provato, non vedo l'ora di farlo. E se volete mangiare, venite qui in questo ristorante che vedrete questa sera. Volevo mettere il prezzo totale di quello che abbiamo speso oggi. 461 franchi convertiti in euro 420. Però dimentichi la mia carbonara. Se tu pensi alle uova, pensi al guanciale che comunque arriva da Roma, dal norcino che te lo prepara, per pecorino, il pecorino fresco che ti fa il pastore, sono almeno 3.000 euro a piatto. Quindi in totale hai speso 3.420 euro. Complimenti, bravissimo. Se buttate sotto. Sono le 10 di sera e siamo pronti per l'ultimo pasto. Cazzarole, io ho un caldo bestia. C'è sto camminetto qua, anche del fuoco. Lavorando, porca miseria. Però sei pronto a mangiare la carbonara più buona del Ticino, se permetti. E quanto è cremosa? Dimmelo quanto è cremosa. Mamma mia, intanto ci sono le immagini di fondo che fanno vedere la preparazione. Lì, guardate che spettacolo. Vuoi fare uno di quei tuoi amati close up con la pasta cremosa? Quindi vuoi fare il nostro spettacolare focus? Ultimo cheers! Sono l'unico che vuole ancora fare sto video. Amazing, sembra una cazzata, ma mi si è riaperto lo stomaco. Dai, sbrighiamo se domani a beve. Dobbiamo ricordare che volevamo chiudere il video e ubriacarci per l'ultima tappa. Abbiamo fatto brainstorming e abbiamo detto, ma sti cazzo, la carbonara andiamo a beve. E invece doppia D, no, la mia carbonara la dovete fare vedere. Io lavoro con persone non professionali e questo voglio sottolinearlo. Lavoro con gente che ha uno spaghetto dentro al bicchiere e fa il vago.
Davvero complimenti, dobbiamo dire grazie per buon Thomas. 3.000 euro spesi bene. No? Cioè, guardate che roba. Siete un po' invidiosi di inizio a tavola, scommetto sì. Cazzo, no, ma spingi sto camino, Dio santo! Oh, meglio adesso? Si respira già meglio. In effetti stiamo a maggio inoltrato, il camino non è proprio l'ideale. Ragazzi, io ho fatto, io andrei a bere, io vado. Ma bevi direttamente, senza di noi? No, dai, ci sono, c'è la porzione più grande, io giustamente, porca miseria. Vuoi fare le food challenge? E te becchi la porzione più grande. Comunque hai mangiato tutto il giorno in ben 7 parti diverse. Nemmeno in uno di questi ristoranti sei riuscito a mangiare in modo decente e a non sporcarti. Pure a casa mia fai schifo al cazzo, come dici tu, nel senso buono. Però sei arrivato alla fine di questo percorso culinario mangiando tutto. Infatti, dato che abbiamo mangiato tutto, mettiamo le calorie totali, le nutrizioni totali di tutto quello che abbiamo mangiato oggi. Anzi, che ho mangiato oggi, perché sennò sembra che abbiamo mangiato un miliardo di calorie. Pronto di sopra faccia do chilo, modo che possiate vedere quanto calorifico è stato questo blog cheat day. E con l'ultimo boccone dichiaro concluso questo blog cheat day. Io challenge in tineraia, in ticino, in tighe, cin cin, cheers e via. Ciao duretta, Poi dobbiamo andare a bere, non c'è neanche il tempo di cambiare. Esatto, quindi chiudiamo il video. Ma vieni con la barba sporca di carbonara. Come sono? Ninja a tavola, spero che vi sia piaciuto questo blog cheat day, o come vuoi chiamarla, challenge itinerante nel Ticino. Come sempre vi ricordo che se volete stare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati su ogni mia challenge, iniziate a seguirmi in Instagram, mi trovate con il nome gthomas1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja! Fatelo! E dato che ci siete, seguite anche i Junkfully sul profilo @Junkfully. No, beve. Ninja da tavola, è arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit and stay hungry!